Nella parte inferiore abbiamo la vaschetta che è sempre piena di benzina, grazie al galleggiante e alla valvola. Quando il livello scende, il galleggiante apre la valvola mantenendo il livello costante. Nella zona superiore invece abbiamo lo spillo, la ghigliottina e la membrana, tutti tenuti fermi da una molla. Poi abbiamo la farfalla, che viene attivata direttamente dalla manopola del gas. Infine abbiamo il getto del minimo e quello del massimo, con i relativi circuiti di alimentazione. Concludiamo con la vite di regolazione della miscela. Ma ora, come funziona? A moto accesa e senza dare gas, il getto del minimo fornisce la benzina a questo circuito che, unendosi all'aria proveniente da un canale dedicato, crea la miscela che viene succhiata dentro al motore grazie alla bassa pressione creata dal pistone. Quando iniziamo a dare gas non facciamo altro che comandare alla farfalla di aprirsi. Quindi ora la bassa pressione ha effetto anche sul canale che conduce alla camera stagna contenente la membrana. Quest'ultima viene risucchiata alzando la ghigliottina e lo spillo. Man mano che si alza, essendo lo spillo di forma conica, lascia passare progressivamente una maggior quantità di benzina. Nello stesso modo, la ghigliottina alzandosi dosa la giusta quantità d'aria proporzionalmente alla benzina. Già che ci siamo, ecco cosa succede quando si tira la leva dell'aria. Si apre un ulteriore condotto che va dalla vaschetta della benzina diretta fino al collettore, arricchendo la miscela per le partenze a freddo. Ma ora, torniamo al circuito del minimo per vedere la funzione della vite di regolazione della miscela. Con la vite decidiamo quanta benzina lasciamo passare e quindi la proporzione tra l'aria ed il carburante in questo circuito. Anche quando si gira l'acceleratore, finché il getto massimo non inizia a fare la differenza, il getto minimo continua ad essere il principale fornitore di benzina al motore. Per questo un settaggio del minimo troppo magro o troppo ricco ha delle importanti ripercussioni sulla brillantezza e la risposta del motore.